Una mattina stavo sognando e mi sono accorto di sognare. Stavo sognando di stare nel corridoio della mia casa e di toccare con la mano il soffitto. E così mi sono accorto di stare sognando e ho percepito, diciamo, la possibilità di andare oltre. Quindi ho chiesto alla mia mente di farmi vedere cosa ci fosse oltre le percezioni che vengono inviate nella mia mente. E si è manifestato all'improvviso un orizzonte, un cielo di colore giallastro, in parte azzurro, in parte rosa. E questo insieme di colori sembravano rappresentare una specie di beatitudine, di campo energetico da cui venivano emanate le percezioni. E poi ho chiesto ancora alla mia mente di farmi vedere oltre e di farmi avere un'intuizione diretta di Dio in quello stato. Cosa è successo? Che per un attimo è sparito tutto, come se, ad esempio, come quando noi guardiamo la televisione e schiacciando l'interruttore che spegne la TV, notiamo come appunto il programma che viene visualizzato sparisce, l'intera scena sparisce in un punto. È la stessa cosa che ho percepito io. Mi sono spaventato dopo, perché è come se per un istante fossi sparito pure io, come consapevolezza, come percettore. È come se tutto, la mia stessa osservazione e i contenuti fossero tutti spariti in un punto e ho avuto un'intuizione che non riesco a descrivere, ma è stata una sensazione talmente forte che mi ha spaventato dopo. E dopo, appunto, quando ho ricordato questo, ho avuto un po' di paura, diciamo, di spavento, no? Per la grandiosità, per l'immensità dell'esperienza che ho percepito. Quindi, in effetti, Dio nel suo livello profondo non è qualcosa che noi possiamo descrivere, perché nel momento in cui noi abbiamo l'intuizione profonda di Dio, non abbiamo più lo strumento per poterlo descrivere. Lo possiamo descrivere solo dopo che è accaduta già l'esperienza. Però è come se una parte, come se la mente trattenesse una parte, l'essenza, il succo di quell'esperienza, che poi si traduce razionalmente nella comprensione che quell'essere, quella realtà suprema è la nostra stessa identità profonda e che siccome esiste realmente solo quella parte, quell'essere, tutti siamo direttamente questo unico essere e quindi siamo tutti Dio, in questo senso molto più profondo, in riferimento al quale il mondo sensibile è un'apparenza, una percezione che non ha una realtà oggettiva. La realtà oggettiva che sta dietro il mondo sensibile è la realtà suprema che è Dio. E lo ripeto a scanso di equivoci, per avere la percezione di un mondo sensibile non serve che il mondo sensibile esista oggettivamente. È sufficiente pensare che esista una fonte oggettiva che lo proietta in tutte le menti. E anche il corpo e il cervello sensibili sono percezioni, fanno parte del mondo sensibile, quindi la realtà suprema è totalmente metafisica e spirituale, mentre il mondo sensibile è solo una percezione, quindi la realtà è totalmente diversa da quello che si può credere comunemente. E ciò non è assolutamente in contrasto con la scienza, perché la scienza è descrittiva, si limita a stabilire la regolarità dei fenomeni. Quindi, quale che sia la causa dei fenomeni, non interessa alla scienza e né viene contraddetta in alcuna parte la scienza a seguito di questa concezione più autentica e precisa della realtà.